Buongiorno a tutti, bentrovati in questo appuntamento settimanale con il sottoscritto Paolo Belvederesi con la collaborazione di iBroker. E ancora una volta oggi cercherò di fare il punto su quelli che sono i temi chiave e i driver dei mercati al fine di darvi le linee guida per l'attività di investimento e l'attività di trading. Di guru non ce ne sono, l'unica cosa certa è poter fare dei ragionamenti che siano sensati. In questa fase di mercato è molto difficile fare delle previsioni, ci sono addirittura degli strategist che hanno messo sul tavolo la penna, hanno deciso di non scrivere più nulla perché non hanno alcun dato su cui affidarsi. Stessa cosa per molti analisti che hanno si sono rifiutati di fare previsioni sull'andamento degli utili societari, sull'andamento del fatturato delle società, perché dal punto di vista micro, dal punto di vista macro, questo è uno dei momenti più difficili in assoluto. Questo comporta che i mercati si vanno a muovere principalmente sul sentiment, cioè sulla percezione, sulla speranza, sulla possibilità che si possa uscire da questo periodo di crisi. Allora, io oggi vorrei dare dei punti fermi, almeno quei punti fermi che effettivamente sono certi, in modo tale da poter incasellare un po' la situazione. Allora, in primo luogo, il punto fermo è che il rischio finanziario, soprattutto in America, è stato sostanzialmente eliminato dalla Fed. E questo è un aspetto molto positivo, nel senso che se noi volessimo creare dei gradini dell'escalation di questa crisi, noi abbiamo sostanzialmente tre gradini: rallentamento macro, forte recessione, crash finanziario. Il rallentamento macro praticamente si viene a verificare proprio a causa di questo. Di questa diffusione del virus e se vogliamo è lo scenario che si è verificato in Cina. Crollo degli indicatori macro nel primo trimestre, recupero immediato nelle ultime settimane. Uno scenario invece di forte recessione si viene a verificare quando il virus continua a permanere e allora c'è un forte rallentamento che quindi richiede un lungo tempo di recupero. Se poi questo tempo è sufficientemente lungo per creare una crisi di liquidità, allora si passa alla crisi finanziaria. Crisi finanziaria che banalmente è legata al fatto che aziende non hanno più entrate, hanno solo uscite e quindi vanno in crisi di liquidità. Se questa liquidità non viene assicurata in qualche modo, le aziende saltano in aria e c'è quindi il crash finanziario. Sintetizzo al massimo, ma giusto per incasellare, le varie situazioni. L'intervento della Fed è stato un intervento diretto a ridurre sensibilmente, se non addirittura eliminare, il rischio finanziario. E questo è un aspetto molto positivo perché evita lo scenario di crash dei mercati, di crollo, per dare un senso numerico, un crash che porta ad un ribasso degli indici americani da inizio anno del 40%. Quello scenario lì, con gli ultimi interventi della Fed di settimana scorsa, che adesso vi farò un elenco di quelli che sono tutti stati gli interventi della Fed, è stato eliminato. Quindi sostanzialmente ci rimane da capire se e quale sarà lo scenario macro, scongiurando appunto il rischio finanziario, il rischio di crash finanziario. Vediamo innanzitutto cosa ha fatto la Fed per renderci conto di quanti interventi ha fatto e quanto siano importanti. Allora, il 3 marzo ha tagliato di 50 bips i tassi. Il 15 marzo ha tagliato i tassi di altri 100 bips, portandoli sostanzialmente prossimi allo zero. Poi
Poi ha tagliato dell'1,5 i tassi della discount window, cioè sostanzialmente di ulteriori finanziamenti alle banche, e ha eliminato i vincoli di riserva obbligatoria, cioè le banche possono sostanzialmente, non sono tenute a depositare una parte, una percentuale delle proprie riserve presso la Fed. Poi il 17 marzo ha dichiarato di voler acquistare crediti commerciali e debiti a breve per sostenere l'operatività delle aziende di grandi dimensioni. Il 19 marzo si è assicurata che ci fosse sufficiente liquidità in dollari in tutto il sistema finanziario mondiale attraverso operazioni di swap. Il 20 marzo ha dichiarato di acquistare debito municipalizzato tramite la Fed di Boston. Il 23 marzo ha varato un quantitative easing da 700, cioè ha dichiarato il quantitative easing illimitato dopo averne varato uno da 700 miliardi di dollari. Quindi sostanzialmente la Fed sta facendo un quantitative easing with no limits, con un quantitativo illimitato di acquisti, quelli necessari per garantire liquidità al sistema. Il 23 marzo, sempre, la Fed annuncia un piano di finanziamento per 300 miliardi di dollari alle aziende e alle famiglie. Il 6 aprile fornisce un supporto al Payment Protection Program nel Tesoro per poter ridurre il più possibile i licenziamenti da parte delle aziende. E infine l'intervento fatto giovedì 9 aprile è un intervento da 2,3 trilioni di dollari che prevede l'estensione di crediti alle banche per l'attuazione del cosiddetto Payment Protection Program del governo. Poi prevede acquisti per 600 miliardi di prestiti e in più acquisti per 500 miliardi di bond municipalizzati. Sostanzialmente la Fed finanzia tutti. La Fed acquista anche bond non investment grade, i cosiddetti junk bond, attraverso l'acquisto di ETF specializzati. Quindi è una Fed che compra tutto, è una Fed che quindi si vuole assicurare che gran parte del sistema aziendale non sia in crisi di liquidità, non sia in una crisi in cui non riesce più a emettere debito perché il mercato non glielo sottoscrive. Compra tutto lei, in un modo o nell'altro. E questo è molto, molto positivo perché ha eliminato il rischio finanziario. Allora adesso noi dobbiamo porci una domanda, che è quella se guardare al breve o se guardare a lungo. Perché se noi guardiamo al breve termine, effettivamente la situazione è molto negativa. Quello che ci attende sono una lista lunga di dati macro molto brutti e di dati micro molto brutti. A breve, questi giorni, oggi stesso, inizia la reporting season del primo trimestre e sono attesi dei numeri brutti, dei numeri che saranno brutti anche per il secondo trimestre, ovviamente, e che verranno pubblicati a luglio. Quello che vorremmo capire è se effettivamente le aziende stanno mettendo in essere una serie di interventi per poter poi uscire da questa crisi. Tra questi, innanzitutto, sono interventi di riduzione del piano di buyback, interventi di riduzione dei dividendi, interventi di riduzione del personale, aiutato dai piani del governo, e ovviamente un altro elemento sarà quello delle guidance date dal management. Qual è la situazione? La situazione che si può verificare è questa, ed è un po' un paradosso dei mercati. I mercati sappiamo che lavorano sempre guardando al futuro. E per quanto riguarda il breve termine, i mercati si attendono già uno scenario negativo.
Quando le attese per un evento sono negative, è importante andare a vedere quale è la reazione post-evento. Perché molto spesso accade che se il mercato arriva ad un evento preparato e soprattutto si aspetta un evento negativo, anche un esito in linea con le attese o leggermente meglio potrebbe portare ad acquisti. Ed è questo quello che potrebbe andare a verificarsi. Cioè, noi potremmo assistere ad una situazione in cui dati brutti vengono letti quasi positivamente perché ormai già scontati. E allora a quel punto è necessario fare un po' di distinzione, perché ovviamente ci saranno delle società che riporteranno dei dati brutti e quelli rimarranno. Altre società che riporteranno dei dati brutti e magari daranno uno spiraglio per un miglioramento della situazione nel momento in cui si dovesse passare dalla fase 1 alla fase 2 e poi alla fase 3. Allora, io per darvi delle indicazioni oggi ho voluto innanzitutto stilare una lista di titoli da seguire in questa fase e parlo di titoli sul mercato italiano. E poi cercherò di identificare con voi quali sono i settori che possono fare bene nella fase 1, nella fase 2 e nella fase 3. Allora, innanzitutto in questa fase, al di là dei momenti di euforia da short covering, come per esempio oggi stiamo vedendo acquisti su Juventus, acquisti su Fiat, che andrei a trascurare. Ci sono invece delle situazioni come per esempio di Asori, che anche oggi sta beneficiando di questa notizia che entro la fine del mese andrà a immettere sul mercato dei test che sono in grado di verificare la presenza di anticorpi al virus, e questa è una notizia molto interessante. Il titolo sta già beneficiando dell'applicativo per i test sulla positività. Se aggiungiamo questo, beh, il titolo potrebbe continuare ad essere molto sostenuto. Poi abbiamo dei titoli come BE Think and Solve and Execute, oppure come Nexi, che sono dei titoli interessanti in questa fase. Potrebbero essere impattati in modo negativo, minore rispetto ad altri titoli. La stessa SESA, anche se è un po' cara. Poi, per esempio, io andrei a guardare Amplifon. Amplifon è un titolo che è meno esposto all'andamento congiunturale e che quindi oggi sta performando discretamente e che quindi potrebbe comunque sia destare l'interesse degli investitori in questa fase. Poi sono da guardare titoli come Reply e come Cerved nel settore finanziario, e poi per chi vuole invece rischiare proprio poco e beneficiare di un eventuale re-rating del mercato, andrei a guardare titoli del settore utilities che beneficiano dei bassi tassi di interesse. Questo nella fase cosiddetta 1. La fase 1 qual è? È quella in cui siamo adesso, in cui sostanzialmente è tutto paralizzato e bisogna capire quali sono i settori che potrebbero sovraperformare in questa fase. Nella fase 1 i settori che dovrebbero sovraperformare. Attenzione che noi siamo adesso sostanzialmente ad un confine tra la fase 1 e la fase 2. Quindi il passare velocemente da una lista della fase 1 alla fine della fase 2 può essere quella scelta che fa la differenza. La fase 2 è quella fase in cui sostanzialmente si riaprono le attività, ma si vive un periodo di incertezza che andrà a finire quando verrà introdotto sul mercato il vaccino. Solamente quando verrà introdotto sul mercato il vaccino si ritornerà alla normalità. Prima si continuerà a vivere un po' come si vive adesso in Cina. È stato interessante un video pubblicato sulla rete ieri che appunto testimonia
qual è la vita in Cina al momento? È una vita in cui i ristoranti lavorano pochissimo, i centri commerciali vengono frequentati, ma da molta meno persone, con entrate centellinate nei negozi. I viaggi sono sostanzialmente limitati all'osso, di fare vacanze o di andare in posti di entertainment non se ne parla. Quindi sicuramente c'è una fase 2, che è una fase in cui il mondo lavora parzialmente, il distanziamento sociale sarà ancora molto, molto presente. Allora, andiamo a vedere appunto le tre fasi. Nella fase 1, che è quella che viviamo adesso, quella del lockdown, bisogna puntare sui titoli difensivi. Quindi titoli del settore food and beverage, titoli del personal goods, titoli del settore telecom, titoli del settore utilities, titoli del settore healthcare, quindi pharma, ma anche titoli appunto come Diasorin, come Amplifon, e alcuni titoli del settore tech, basti pensare dello sviluppo digitale. Potremmo inserire all'interno di questi titoli anche un titolo come Netflix, che beneficia di questo environment in cui le persone stanno dentro casa. Un titolo come Amazon, che beneficia del fatto che gli acquisti verranno sempre più spostati sul canale online e non sul canale fisico. Allora, penso che mi sia arrivata una domanda. Un secondo, controllo. No, solamente una comunicazione della regia. Poi, quindi questa è cosa acquistare in questa fase 1. E poi ci sono invece i settori da tenere sott'occhio, cioè quei settori che ripartiranno più velocemente rispetto agli altri nella cosiddetta fase 2. Tra questi gli industrials, i retailers, gli insurance e i constructions. I retailers, sostanzialmente nei retailers ci mettiamo dentro tutti i titoli delle vendite di abbigliamento, ma anche i titoli delle vendite di food and beverage, ma dei grandi magazzini sostanzialmente. Tra questi, però, si dovrà fin da adesso andare a fare una scrematura molto attenta tra quelli particolarmente esposti al canale online e quelli particolarmente esposti al canale fisico. Perché ovviamente la differenza è molto importante. E inoltre, per esempio, ci sono delle catene di vendita delle aziende. Per esempio, pensiamo all'azienda Piquadro. L'azienda Piquadro che utilizza tantissimo il canale di distribuzione degli aeroporti per le vendite. Queste società risentiranno notevolmente delle vendite perché il loro canale commerciale è al momento risente di un bassissimo traffico di persone. E poi c'è la parte dei titoli che non vanno comprati in questo momento, cioè basic resources, banche, travel and leisure. Quindi travel and leisure, basta pensare a tutte le società di trasporto, dal trasporto aereo alle società che gestiscono gli aeroporti, alle società che gestiscono le reti autostradali, alle società che gestiscono forme di entertainment come Disney o le società come Carnival, le società come Expedia, le società quindi tutte le società che gestiscono come Amadeus le prenotazioni delle prenotazioni aeree o società che gestiscono i siti di turismo. Non sono da comprare ancora il settore automobilistico, anche se è stato particolarmente massacrato. L'ultima cosa che andranno a comprare le persone sarà una nuova macchina. Necessiterà di tempo l'acquisto di una nuova macchina. Poi c'è l'aspetto dei titoli del settore petrolifero. I titoli del settore petrolifero ancora risentono in modo massiccio di questo imbalance
tra la domanda e l'offerta di petrolio. L'offerta di petrolio è stata ridotta di 9,7 milioni di barili al giorno con questo accordo fatto nel weekend tra Russia, Arabia Saudita, America, Messico. Ma non è sufficiente perché almeno ci sono altri 20 milioni di barili al giorno di minore domanda. Questa minore domanda potrà essere colmata nel tempo solo da un recupero della domanda aggregata, da un recupero dell'attività. Da un recupero dei traffici aerei, dei traffici marittimi, e questo richiederà tempo. Lo si vedrà solamente nella fase 3 e non nella fase 2. Nella fase 2 ci potrà essere un piccolo recupero, ma non un recupero dell'imbalance. Ovviamente le cose non avvengono come quando si chiude o si apre un interruttore, ma si dovranno seguire le varie dinamiche per poter capire come e quando passare dalla fase 1 alla fase 2, anche nella gestione delle posizioni. La fase 2 invece sarà una fase in cui dovremmo andare a premiare i titoli che beneficiano subito di una riapertura. E tra questi io ho messo ovviamente il settore construction, il settore dei retailers, ricevo principalmente però di quelli esposti al canale online, rimarrà molto ben sostenuto il settore healthcare in tutte le sue forme, e poi settore tech continuerà a sovraperformare, quindi se dovreste fare una scelta a livello di indici sull'esposizione del mercato americano, io penso che il Nasdaq sia da preferire al Dow Jones e all'S&P, data la grande concentrazione di titoli del settore biotech e soprattutto del settore tech. Poi nella fase 2 invece ancora i titoli che erano non da comprare nella fase 1 diventeranno titoli da osservare, quindi basic resources, auto, oil sector e settore media. Questi li dobbiamo guardare e dobbiamo decidere come comprarli e se comprarli, in funzione di come evolve lo scenario macro e come evolve lo scenario micro. Dovranno continuare invece a essere trascurati i titoli del settore travel and leisure, e probabilmente nella fase 2 quei titoli dei settori difensivi che erano stati particolarmente resilient, forti o che avevano comunque sovraperformato il mercato in questa fase della fase 1, quali settore utilities, settore food and beverage, personal goods e i telecom, anche titoli del settore satellite, cioè questi titoli meno esposti a un rallentamento macro, ebbene nella fase 2 probabilmente verranno trascurati dagli investitori, saranno oggetto di prese di profitto a vantaggio di quei settori che invece cosiddetti early cyclicals, cioè di quei settori che potrebbero beneficiare di un recupero della prima fase. E poi c'è la fase 3, cioè nel momento in cui noi dovessimo avere delle notizie di un immediato vaccino, di una uscita da questa crisi, quindi uscita di questa crisi che potrebbe essere o un vaccino o la scoperta di una terapia efficace che riduca sensibilmente gli effetti disastrosi sulla salute che questo virus porta, quindi che potrebbe provocare un abbattimento degli effetti sanitari, e quindi trasformare, detto in modo molto semplice, questo virus in una specie di virus influenzale, se opportunamente trattato in tempo. Allora, in quel caso, noi potremmo avere un ribaltamento totale della situazione. Cioè, il settore travel and leisure sarebbe il settore da comprare molto velocemente e in modo molto aggressivo, quindi compagnie aeree, settori dell'entertainment, perché in quel caso il mercato si proietterebbe subito in uno scenario di forte recupero di questo settore e lo andrebbe a quotare con dei multipli consoni con la media storica e non con dei multipli consoni ad uno scenario di crollo totale del business.
Altro settore da guardare è il settore auto in questa fase, è fase 3. Il settore auto che si andrebbe a recuperare in modo sensibile, e con questo anche i titoli dei settori semiconduttori come Infineon, fortemente esposti al settore auto. Poi è probabile che il mercato vada a scontare un recupero del petrolio, e quindi il petrolio andrebbe a salire in modo sostanzioso. Potremmo assistere a un petrolio che torna a 40 dollari al barile, e quindi potremmo vedere un rimbalzo di titoli come Eni e tutti gli altri petroliferi, quindi Repsol, Total, OMV, British Petroleum, e anche di tutti i titoli dei cosiddetti oil services, quindi Saipem e Tenaris in Italia. Saipem potrebbe tornare facilmente sopra 3 euro, anche sopra 3 euro e mezzo in uno scenario di questo tipo. Poi avremo un rimbalzo importante dei titoli del settore Basic Materials, e ovviamente continuerebbe il rimbalzo dei titoli Industrials, e potremmo assistere ad una performance positiva ma meno forte da parte dei titoli tech. E in questa fase 3, invece, i titoli difensivi e i cosiddetti titoli value verrebbero trascurati. E poi in questa fase 3 sarebbero riscoperti i titoli del settore bancario, cioè il settore bancario che adesso quota ha delle valutazioni veramente molto, molto basse, potrebbe essere riscoperto andando a scontare una ripresa macro e una graduale uscita nel tempo. Ci vorrà del tempo, quindi sarà l'ultimo settore da andare a comprare. Da una graduale uscita da questo programmi di quantitative easing. Quindi sostanzialmente questo è la picture. Quello che dobbiamo chiederci è che fare adesso, cioè come trattare questa fase. Ancora una volta il problema è quello del tempo del coronavirus, quanto continuerà a rimanere, quanto impatterà sulla situazione. Devo dire che nell'ultimo periodo si è assistito a due cose. Uno, non c'è più il panico, la capitulation non c'è più. Nel mese di marzo l'analisi dei flussi che abbiamo fatto in Zegos con l'utilizzo del sistema Reuters evidenzia addirittura dei flussi positivi sul mercato azionario. Alla fine è stato aumentato l'investimento sulla asset class azionaria nel mese di marzo, nonostante tutto quello che sia successo. E questo evidenia il fatto che comunque sia gli operatori hanno comprato su questa debolezza. E questo è un elemento positivo. Altro elemento positivo è che è stato eliminato il rischio finanziario, e questo è molto positivo. E la Fed ha fatto un ottimo lavoro, addirittura non viene più criticata nemmeno da Trump. E in terzo luogo, adesso è da capire quando si uscirà da questa crisi. Qual è lo scenario? Nei nostri report abbiamo scritto la settimana fa un report nel commento di preapertura in cui analizziamo tutte le varie forme di scenario, dalla forma L, dalla forma U, alla forma V, alla W, e così via. Le varie forme dipendono da quello che è il tempo e il ripresentarsi eventuale di queste forme di contagio da coronavirus. Un aspetto positivo però è che è stato eliminato il rischio finanziario. L'eliminazione del rischio finanziario fa sì che si possa cambiare strategia. Si possa cambiare strategia e mentre prima si andava a vendere su ogni rimbalzo perché c'era un forte rischio downside legato al fatto che c'era un forte rischio finanziario, e l'eliminazione di questo rischio finanziario fa sì che si possa cambiare strategia e trasformarla da un sell on the strength, quindi da vendere sulla forza, a un acquistare sui ribassi. E questo cambia molto, nel senso che è probabile che, data la presenza della Fed, il mercato sia un mercato che tenda a comprare
nei momenti di ribasso, che potrebbero esserci. Un'occasione potrebbe essere la pubblicazione di dati molto negativi, la pubblicazione di trimestrali molto negative, però quello che può verificarsi è che in quelle fasi potremmo assistere ad acquisti importanti a livello micro su certi titoli, ad acquisti importanti a livello macro sugli indici. Quindi, sulla base di questo cambio di idea, si possono adottare due strategie. La prima è quella di comprare adesso e porre in essere delle strategie di copertura dei portafogli tramite acquisto di put spread. Si rinuncia un po' di upside dato dal costo del put spread, ma si rimane investiti nella speranza che prima o poi usciamo da questa crisi. La seconda strategia è quella di invece attendere eventuali pullback, e quindi eventuali sell-off legati, quindi eventuali ribassi legati a una lettura negativa di dati o a letture negative sui dati del contagio o sui dati macro o sui dati micro, e su quei ribassi implementare un piano di acquisti predeterminato. Ve ne ho parlato più volte che l'unico modo per poter gestire questo mercato in cui il livello di incertezza è molto elevato è quello di porre in essere un piano e rimanere fedeli allo stesso. Un piano che gestisca l'entità delle size da comprare per ogni livello in funzione del scenario che si viene a verificare. Inizialmente, un mese fa, parlavo dei livelli di S&P di 2008, 2004 e di 2000, in cui avremmo dovuto mettere rispettivamente il 20%, il 30% e il 50% del nostro investimento azionario. Ebbene, lo scenario di 2000 di S&P, dopo l'intervento della Fed, inizia a scricchiolare sensibilmente, perché anche se ci siamo andati molto vicini, no? Nel sell-off di marzo, non l'abbiamo toccato, ma ci siamo andati ad una distanza di circa il 10%. Bene, quello scenario incomincia a perdere di significato, e quindi potremmo dire che ce la giochiamo nel 2020 sui livelli di 2004, quindi 2004 e 2006. Sono i livelli in cui andare a spostare questo piano di accumulazione. Quindi, se io volessi decidere, io dovrei comprare o qualcosa adesso, ma coperto, oppure potrei acquistare una parte attorno al 2006 di S&P, per poi incrementarla in modo significativo intorno al 2004-2003 di S&P. Questo sostanzialmente, questi livelli sono dei livelli che sono consoni con uno scenario di un rallentamento macro e di una contrazione degli utili che però sia temporanea. Nel momento in cui invece dovesse verificarsi uno scenario di, caratterizzato da una contrazione molto più lunga degli utili, con quindi degli impatti molto più importanti sia a livello economico che finanziario sulle aziende, e allora noi potremmo avere un S&P che ritorna in area 2002. Al momento questo scenario viene escluso dal comportamento degli operatori e dal mercato, quindi però è uno scenario che si potrebbe verificare qualora non ci fossero segnali di rallentamento alcuno dei dati sulla diffusione del virus, e che quindi e non si abbiano notizie su eventuali vaccini o cure per ridurre l'impatto appunto sullo sviluppo e sui sintomi della malattia. Quindi, appunto, questa giornata di oggi ho voluto fare questo cappello per darvi delle indicazioni, fare dei ragionamenti sia a livello micro che a livello macro su quelle che sono le possibili strategie e i possibili settori e titoli da seguire nei vari scenari. Non ci resta che seguire attentamente l'evolversi della situazione con un occhio particolare sempre ai dati sulla diffusione
del virus in tutto il mondo. È importante analizzarlo in tutto il mondo e non soffermarsi all'Italia, perché sostanzialmente si potrebbe verificare lo stesso problema che si è verificato in Cina, in cui la Cina era ripartita, ma poi le aziende non riuscivano a produrre al 100% perché non riuscivano ad approvvigionarsi da altre aziende, magari in Europa o in America, che erano sottoposte al lockdown. È necessario quindi avere una view di sistema, una view globale dell'eliminazione del rischio legato al lockdown, e da lì poi fare le proprie scelte di investimento. Per oggi è tutto, vi ho tenuto in ballo per più di mezz'ora, spero di esservi stato utile e vi auguro buon trading e buoni investimenti.